Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, come state? Oggi voglio farvi vedere quello che ho acquistato sul sito Notino tra marzo e aprile, sia di beauty che di make-up. Per chi mi segue da tanto sa che da gennaio 2020 ho deciso di non acquistare più né profumi né tantomeno le novità di make-up. Acquisto sì ogni tanto qualcosina di trucco, come in questo caso, ma sono prodotti che mi servono e che andrò ad utilizzare prossimamente. Però per quanto riguarda proprio l'argomento novità evito, anche perché tra profumi e make-up potrei aprire un negozio e non mi sembra il caso. Voglio utilizzare e finire quello che ho, ma sicuramente farò un video più avanti. Allora, direi di partire subito dal beauty e anzitutto vi faccio vedere una maschera per capelli di Garnier. Questa è all'anguria della linea Air Food Garnier Fructis, che ho visto più volte in pubblicità, mi ispirava e quindi l'ho acquistata. C'era anche lo shampoo e balsamo che però non ho voluto acquistare, ho preso solamente la maschera che è da 390 ml e quindi la proverò e vi farò sapere, sicuramente la utilizzerò in estate. Tra l'altro la mia preferita in assoluto sapete che è quella alla banana. Ho provato fin da subito anche quella all'aloe appena uscita, avevo preso tutta la linea, però non mi aveva fatto impazzire. L'ho trovata fresca ma una profumazione abbastanza nauseante, sono sincera. Però voglio provare anche quella alla macadamia, le bacche di goji, e poi ne ho un'altra con il pack anziché sul verde, sull'arancio però non mi ricordo come si chiama. Comunque sono maschere ottime che vi straconsiglio. Io le utilizzo dopo lo shampoo sulle lunghezze e sulle punte, ma a volte anche come impacco pre-shampoo assieme a un po' di olio di cocco. Poi ho preso dei prodotti per quanto riguarda la skincare, perché mi sono resa conto ultimamente di avere pochissimi detergenti viso e pochissime creme viso, per cui a lei ho fatto scorta. Allora, anzitutto ho ricomprato il mio struccante preferito in assoluto di Garnier Sensitive, che è bifasico, va agitato e poi applicato, rimuove l'acqua qualunque. C'era l'offerta e ho preso due confezioni, anche perché truccandomi comunque tutti i giorni questi prodotti li utilizzo e li finisco come il pane. Poi ho voluto prendere due prodotti di Neutrogena, una marca che non ho mai provato praticamente nulla, e ho voluto prendere della linea Hydro Boost questi due prodotti a base di acido ialuronico. Dovrebbero essere nuovi, qua c'è scritto new. Questo è un gel detergente che tra l'altro dovrebbe essere anche purificante e idratante. Lo proverò e vi dirò. Questo è un 200 ml con l'erogatore. Tra l'altro sono prodotti che costano poco, quindi insomma ne ho approfittato. E poi l'esfoliante. Sono molto curiosa di provarlo, anche perché al momento sto finendo quello al nocciolo di albicocca di una marca che non mi ricordo, ve lo scrivo da qualche parte, ve l'avevo fatto vedere in un video sulla mia skincare routine invernale anti-age, insomma. Fatto sta che voglio provare anche questo e vediamo un po'. Io adoro gli scrub o comunque gli esfolianti con dei granelli un po' più pesantini, che vanno comunque a rimuovere le impurità, le pellicine, le screpolature. Sono curiosa, vi dirò tutto poi in un video. Poi ho preso un detergente viso maxi di CeraVe, questo è un 473 ml ed è un detergente per chi ha come me una pelle da normale a secca. Fatto così con l'erogatore, ho voluto prendere la confezione grande così per un bel po' sono a posto. E infine della marca Evelyn, che è una marca professionale super 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 low cost, e spesso e volentieri su Notino ci sono anche delle offerte, ho voluto prendere un altro detergente che io utilizzo quotidianamente mattina e sera, sempre lo stesso. Non sono quella che cambia, non sono quella che utilizza mille detergenti alla volta. Questo è un 24 ore ad azione idratante 3D a base di acido ialuronico anche lui, ed è un 3 in 1 perché è purificante, lenitivo e idratante. Non lo so, non l'ho mai provato. Se l'avete mai acquistato, provato, fatemi sapere giù nei commenti, io sono molto 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 curiosa, così almeno ci diamo dei consigli. E poi sempre di Evelyn, della linea Clinique acido ialuronico B5, ho voluto prendere anzitutto l'acqua micellare, semplicemente perché volevo cambiare. Sapete che la mia preferita in assoluto è quella di Argan, di Garnier, olio di Argan, quella bifasica che va agitata, e ho voluto fare scorta, ho voluto prendere questa. Poi ho voluto acquistare due maschere in idrogel che erano scontate, perché no, ovviamente sempre della stessa linea.
Sempre della stessa linea, questo ancora sigillato, ho preso il siero 3 in 1. Poi, tra l'altro, sul sito notino, non so come mai, ogni volta che acquisto non c'è mai l'italiano, è scritto tutto in polacco, in rumeno, non lo so. Comunque, all'interno qua c'è scritto che contiene acido ialuronico, provitamina B5, centella asiatica e non si sa. Vabbè, comunque, è un ingrediente per le rughe, ok? Questo è appunto un 110 ml con scadenza 6 mesi dall'apertura. Vi farò sicuramente sapere. E poi una crema che invece ho voluto acquistare, e mi sa tanto che l'ho lasciata di là, la vado a prendere, ci vediamo dopo. Eccomi qua, ci sono. Allora, dicevo, crema per il viso, acido ialuronico Clinic B5 40+ di Evelyn. Questa è una crema giorno-notte, quindi con una sola crema fate entrambe le cose, è una crema che utilizzate sia la mattina che la sera. Questa è un'antirughe molto intensa, ha una consistenza bella pesante, come vedete l'ho già utilizzata. Ottima per chi ha una pelle matura, ma soprattutto per chi ha una pelle da normale a secca e molto secca. Si assorbe subito, però allo stesso tempo ha anche un'azione idratante e nutriente e sul viso a lungo andare non è per niente pesante. Io inizialmente la utilizzavo mattina e sera, perché comunque avevo una pelle molto molto secca, in quanto qua a Milano faceva ancora abbastanza freddo, oggi non so parlare, scusate. Nell'ultimo periodo le belle giornate si fanno sentire, qui la primavera fortunatamente è arrivata in anticipo, addirittura ci sono stati dei picchi 20-22 gradi qua a Milano, faceva abbastanza caldo, e insomma la mattina utilizzavo e utilizzo tuttora una crema molto leggera e la sera invece utilizzo lei top. Poi, sempre di Evelyn, come ultimo prodotto, giusto per non farmi mancare nulla, della linea di lusso, che comunque è una linea low cost, ho voluto prendere una crema giorno-notte della linea Oro 24 Carati, questa qui, appunto una crema viso però 50+. Boh, staremo a vedere. Io ogni tanto faccio queste pazzie. Però sapete che sono una che acquista tanto di beauty, ma è anche vero, e i video top e flop terminati parlano da sé, sono anche una che usa e finisce i prodotti. Poi per il corpo ho voluto prendere di Neutrogena, sempre della linea Hydro Boost all'acido ialuronico, come prodotti per il viso, tre creme completamente diverse tra di loro, anche perché quelle che ho stanno finendo e quindi anche qua ho voluto fare scorta. Allora, la prima è un gel per il corpo ad azione idratante, fatta così, con l'erogatore da 250 ml che voglio utilizzare tra qualche settimana, insomma il tempo di finire una crema per il corpo che ho e poi metterò in uso quella. Poi per l'estate ho voluto prendere un body spray, un latte per il corpo idratante che voglio utilizzare per l'estate perché è comunque molto leggero ed è un 200 ml e spero anche che sia rinfrescante, perché io, avendo problemi di circolazione, gambe gonfie, insomma, tendo sempre ad utilizzare prodotti freschi con la stagione calda. E poi il balsamo per il corpo, questo invece lo utilizzerò sicuramente l'inverno prossimo, io ho già fatto scorta, così almeno mi metto il cuore in pace e per un po' sono a posto. E poi ho voluto prendere delle creme rassodanti tonificanti, sapete che è una mia fissa che ho da anni, sono prodotti che io utilizzo in modo costante due volte al giorno, sempre in estate, inverno, in tutte le stagioni, perché come ho già detto la prova costume non è solo in estate per andare al mare, ma è un po' tutto l'anno, e sono prodotti che chiaramente non fanno miracoli, ma aiutano sì se mangiate in modo sano, bevete tanto, integratori, eccetera eccetera eccetera, cose che io ho sempre detto. E voi direte, che cosa te ne fai di tutte queste creme, come le utilizzi? Allora, diciamo che una crema classica tipo questa oppure il balsamo di Neutrogena in crema, ecco, io la utilizzo sulla parte superiore, quindi collo, décolleté, addome, braccia, dietro la schiena, perché comunque è una crema classica per il corpo. Le creme invece rassodanti, tonificanti, anche perché io ne ho bisogno soprattutto sulle gambe, le utilizzo dalle caviglie facendo un bel massaggio così circolatorio dal basso verso l'alto fino ad arrivare ai glutei. Io questi prodotti li utilizzo mattina e sera, perché la mattina mi faccio la doccia prima di andare a lavoro, la sera un'altra doccia prima di andare a letto. Insomma, io due volte al giorno utilizzo una crema
per il corpo parte sopra e una crema rassodante tonificante parte sotto. So che per alcune di voi può essere una cosa noiosa, una scocciatura, però è una cosa che faccio da anni e ormai anche per una questione di abitudine io sinceramente mi trovo bene così. Detto questo, ho preso di Nivea questa, che è una crema corpo anti rughe ed è una crema rassodante. Ne ho sentito parlare molto bene, quindi l'ho voluta acquistare, speriamo in bene. E poi ho voluto prendere una, due, tre e quattro creme rassodanti anticellulite tonificanti della Evelyn, perché costano poco e ne ho approfittato, anche perché ne sto finendo di diverse. E l'anno scorso avevo acquistato una crema rassodante di Evelyn, mi ero trovata molto bene, ormai l'ho finita, quindi sono andata in qualche modo sul sicuro sperando di trovarmi bene. Allora, parlando della linea Clinique, ho voluto prendere questa sull'azzurrino. Questa è Cryogel anticellulite, è una crema barra gel ad azione freddo che sicuramente utilizzerò con la stagione calda. Poi ho preso Fitness, questa è una crema intensiva antirughe, è un siero ed è un prodotto che va a modellare il corpo. Qua c'è scritto riduce le zone adipose, insomma, del corpo, dei tessuti, e 48 ore, boh, vi farò sapere. Italiano mai qua, vabbè, comunque. Poi la Slim Extreme 4D Sculpit, che sarebbe un super concentrato in siero che va a ridurre il grasso in superficie. Fa paura detto così, però c'è scritto così. E poi questo che è il 4D, è un siero rimodellante intensivo. Boh, vi farò sapere. Comunque, quando le proverò, nel caso vi farò un video comparazione, vi dirò quale mi è piaciuta di più, quale mi è piaciuta di meno, insomma, e vi dico un po' di cosine, magari vado su Notino e mi informo meglio. Comunque, tutti i prodotti li trovate su Notino, i relativi prezzi, eccetera, eccetera. Poi, per quanto riguarda il make-up, allora, anzitutto della Real Techniques ho voluto prendere queste quattro spugnette. Dal sito c'era scritto che queste spugnette andavano benissimo per il fondotinta. Io pensavo fossero quelle grandi, che io adoro, sono le mie preferite, anche perché costano poco e sono molto valide. In realtà queste sono delle spugnette per il correttore. Quindi non lo so, le proverò per il fondotinta, non so se, ecco, mi sono anche cadute, non so se saranno comode o meno. Per il correttore sì, per il fondotinta non lo so, ad ogni modo le utilizzerò lo stesso. Per il fondotinta, grazie a Dio, ho preso questo che è il pennello di Essence, il Buffer Brush, così. Poi ho preso la All About Matte, la cipria di Essence. Tra l'altro è una cipria che avevo acquistato tempo fa, mi ero trovata molto bene, ne basta poca perché se ne mettete troppa il viso diventa bianco, quindi anche no, ed è ottima anche per fare avete capito, insomma, non mi viene il termine. Ecco, quella cosa io non la faccio perché ho la zona contorno occhi molto molto secca. Quindi la utilizzo a mo' di cipria su tutto il viso, poca, e sono a posto così. Non mi viene il termine, ragazze. Comunque, poi ho voluto prendere due eyeliner 24 ore di Catrice. Ecco qui, sono fatti a penna, insomma. Io volevo prendere quella di NYX, però non so come mai il prezzo è aumentato. Comunque ho voluto prendere questo che costava poco e alla fine ne ho presi due. Poi ho voluto prendere anche due primer per gli occhi di L'Oreal. In realtà volevo prendere quello di Essence, ma non c'era, e quindi ho voluto prendere questi due che non ho mai provato, il Magnifies, che si presenta così, e spero di trovarmi bene. Se avete provato, fatemi sapere. E infine ho voluto prendere il mio mascara preferito di Essence, questo si chiama Maximum Definition Volume Mascara, con uno scovolino fatto così molto sottile, simile alla Bad Girl Bang di Benefit, e il pack è fatto in questo modo.
Mi piace perché va a volumizzare, a separare bene le ciglia, lascia un bel nero intenso, ne volevo prendere un'altra confezione, però insomma non mi sembrava il caso. E nulla, poi quando lo proverò vi farò vedere anche l'applicazione e il risultato finale. Al momento ho terminato il Bad Girl Bang e quello di L'Oreal Air Volume, sto utilizzando uno di Puro Bio che sinceramente non mi sta facendo impazzire perché mi fa lacrimare e in più punge tantissimo le setole. E nulla, quando proverò poi questo vi farò anche un video. Detto ciò, io spero di avervi tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!